Ciao a tutti. Brevemente, solo per correggere le inesattezze che ho detto ieri, sono venute fuori le informazioni più ufficiali. Allora, non c'è stata nessuna esplosione ieri nell'appartamento qui vicino. C'è stata un'operazione della polizia che è iniziata alle 5 per arrestare tre sospetti che sono stati trovati tra i contatti del terrorista suicida della metro, quindi diciamo sono collegati a quell'evento là. Meglio, adesso faranno le indagini, però li hanno arrestati perché li hanno trovati tra i contatti. E cosa? Sono stati arrestati alle 5. Dopo, durante le operazioni di perquisizione dell'appartamento, hanno rilevato un ordigno esplosivo. Non so se sarebbe esploso oppure no, questa informazione non ci è stata data. E per sicurezza hanno evacuato tutto il palazzo e l'hanno proprio perquisito da cima a fondo, per essere sicuri che non ci fossero rischi. E tutto qua. Dopo la notizia del giorno, ma magari la commento dopo, sembra che ci sia stato un attacco da parte degli Stati Uniti al governo, all'esercito siriano. Si è stata colpita una base siriana, e ecco, questo è un fatto ovviamente gravissimo. Potrebbe anche essere l'inizio di un confronto molto serio tra Stati Uniti e Russia, perché immagino che la Russia debba continuare a stare con Assad, altrimenti ci perde la faccia. Ma di questo ne parleremo dopo, magari, quando anche qui avremo notizie più chiare, perché come si è visto, commentare così a bruciapelo si rischia di dire tante inesattezze. Vabbè, buona giornata a tutti, ciao.